Uno dei momenti importanti del congresso è stata la distribuzione della cannabis ai malati, un'iniziativa che ha avuto appunto il culmine in questo congresso, che è stata un'iniziativa politica di Rita Bernardini in collaborazione con il Social Cannabis Club di Iracale, con Andrea Triscioglio e altri. Ecco, poi ho letto anche sulla stampa qualche commento. Hanno fatto, vabbè, ovviamente gioco facile alla cannabis radicale e così via. In realtà questa era una distribuzione di cannabis soltanto riservata ai malati, malati, poi c'erano anche dei medici che facevano delle certificazioni, quindi insomma una cosa ben organizzata. Poi ovviamente c'è stato il sequestro rituale. Ecco, e tu sapere che cosa pensassi del fatto che questa battaglia, che era appunto riservata, alcuni hanno detto che era un po' anche corporativistica, poi peraltro per rendere più semplice un procedimento che è già garantito da alcune leggi in molte regioni, non in tutte, mentre invece un po' è trascurata, diciamo, l'antiproibizionismo tra virgolette universalistico, insomma, cioè l'utilizzo diciamo a fini ludici, mentre invece in alcuni paesi ormai anche quello è stato riconosciuto come legale. A te la parola. Beh, sono due cose diverse. Una cosa è la distribuzione fatta a Piazza Navona a suo tempo, quando c'era il referendum anche in materia di consumo personale, alla fine di droghe. Una cosa invece è la distribuzione, che il gesto, diciamo, della distribuzione di cannabis terapeutica. E in particolar modo è stata brava, credo, Rita in quel momento a avere accanto i medici che prescrivevano. Perché paradossalmente, se io fossi un PM, adesso non ho il codice penale sotto mano, ma in quel caso non è stato distribuito non è stata distribuita della cannabis, una droga, è stato distribuito un farmaco, perché quella sostanza in realtà è un farmaco, considerata farmaco al punto che nel momento in cui c'è la prescrizione medica riesci ad averlo. C'era il malato, c'era il medico, c'era il farmaco, quindi paradossalmente più che spaccio eventualmente gli si potrebbe dare a somministrazione, credo che ci sia il reato, somministrazione abusiva di farmaco, o peggio ancora somministrazione di medicinale pericoloso in quanto non era quello controllato dalla farmacia. Questo per far capire come l'iniziativa fatta da Rita comunque fa comprendere un aspetto che è importante, che è l'aspetto appunto di separare i due momenti e di far arrivare a capire quanto per questo proibizionismo privo di ogni legame con la scienza, si parlava di divorzio tra scienza e potere, nel momento in cui tutta la scienza dice che non sono droghe, che si incentiva la mafia, si incentiva anche il consumo, i danni, la salute, che cosa fa il potere? Fa tutto l'opposto della scienza. Ecco, questo divorzio tra scienza e potere è arrivato al punto da, diciamo così, impedire l'acquisizione di un farmaco a prezzi che siano non quelli delle aziende farmaceutiche. Quindi sicuramente c'è questo merito. Poi è evidente, noi abbiamo un obiettivo, ma credo che ce l'abbia anche Rita, anche Triscioglio, della legalizzazione tout court, e mi ha fatto ricordare che Avi Candeli, un compagno di Milano, proprio un paio di mesi fa mi ricordava quando negli anni 2000 attaccavo Jascha Rehman, che all'epoca era consigliere regionale della lista Bonino in Lombardia, proprio perché ero della tesi massimalista per cui no, facciamo la legalizzazione vera, altri non i succedani. Credo che però nel corso del tempo, anche con l'esempio americano che ha fatto vedere come si passa prima da un aspetto per far comprendere la comprensione da parte dell'opinione pubblica, soprattutto su questi argomenti, è graduale. Se devo dire che anche io da una tesi massimalista riesco oggi a comprendere anche la differente portata di una campagna che sicuramente è meno per me, che non sono un consumatore in quanto malato di cannabis terapeutica, di capire però la portata di questo. Insomma, morale della favola, quello che si potrebbe fare risolvendo tutti i problemi è arrivare a quella legalizzazione che ormai in America ha raggiunto la soglia di non ritorno nel momento in cui
gli organismi federali hanno autorizzato a fare degli scambi commerciali pagando con la carta di credito, perché fino a prima di questo, proprio per evitare le sanzioni federali del governo americano, anche quegli stati dove c'era la cannabis terapeutica, la cannabis appunto ad uso ludico, non potevano però fare movimentazione attraverso banche, perché attraverso movimenti finanziari, perché c'era la regolazione. Quindi nel momento in cui entra la questione di business, anzi, bisognerebbe stare attenti, perché effettivamente, se pensiamo all'esplosione di consumo, ma di tutto, ormai ci saranno anche le poltrone di pelle che emette cannabis in America, beh, l'argomento che viene dal mondo antagonista, che storicamente dobbiamo riconoscere in Italia, seppur aveva sbagliato le politiche, perché non le ha avute da un certo punto di vista, sulle droghe, però a livello culturale di quello che significa anche il consumo delle droghe leggere in particolare, sicuramente ha avuto un suo percorso, credo, rispettabile. Però ecco, oggi loro ci mettono in guardia, continuando ad avere in alcuni casi, come quelli che abbiamo visto che hanno insultato Marco Pannella l'altro anno, di averci però, quando loro fanno la distinzione, che dicono no alla legalizzazione intesa come quel rischio che può avere in America, cioè nel momento in cui diventa un business, il timore è che ci sia una promozione, perché dove arrivano i soldi comunque c'è un tentativo di aumentare il consumo, di indurre al consumo, che sicuramente è un elemento che, di fronte a chi invece porta la mentalità della autocoltivazione, beh, sicuramente è un elemento che dal mio punto di vista non andrebbe sottovalutato, perché si rischia altrimenti poi, immaginiamo che in America, così come le lobby industriali, dei militari, o delle assicurazioni o delle farmaceutiche riescono a imporre scelte al congresso, beh, che quindi portano a non far funzionare il mercato e quindi a far esagerare la richiesta di armi, il consumo di farmaci e quant'altro, potrebbe accadere lo stesso paradossalmente anche per quanto riguarda le droghe leggere. Nel momento in cui il business cresce così tanto da riuscire ad avere un peso sul congresso, una cosa è vietarne la punibilità e consentirne regolamentarne il consumo, l'uso, la produzione, è cosa diversa invece se entrasse in gioco quello che invece entra in gioco per altri settori. Quindi credo anche in confronto a quel mondo che c'è stato e abbiamo anche noi ha voluto tenere distanti in questi anni rispetto alle battaglie antiproibitiviste per una difficoltà proprio di comunicarci, visto che eravamo considerati, io ricordo, meglio fini di Pannella, raccogliendo negli anni 90, quando si andava ad affiggere i manifesti, si trovava sui manifesti vicino ai centri sociali. Però oggi come oggi invece dovremmo, a mio avviso, riniziare anche a avere un confronto e un dialogo con quel mondo. Perfetto, ma io ti ringrazio per questa intervista, ti lascio la chiusura, magari un messaggio ai tre nuovi dirigenti di Radicali Italiani, le tre cariche elettive, che sono appunto Riccardo Maggi come presidente, Rita Bernardini segretaria e Mario Federico come tesoriere. Massimi auguri di buon lavoro. Il messaggio è quello di andarsi a riascoltare l'intervento di Davide Tutino di quando ti parlava di riconoscenza, perché credo che valga per tutti noi e quindi anche per loro, e di osare anche di rischiare ad affidare responsabilità a persone, direbbero oggi, giovani, che però se ne sono viste al congresso e che sicuramente al loro entusiasmo, alla loro capacità anche di portarci delle idee corrispondenti a un sentire che nessuno di noi magari ha, perché frequentare le persone di generazioni più basse non è sempre così scontato, di magari attraverso l'affidargli alcune responsabilità che magari vorrebbero rifuggire, consentano anche a loro di crescere, a tutti quanti noi, di avere un innesto, perché se c'è qualcosa di cui abbiamo bisogno è di avere una capacità, di avere i nostri consoli radicali
in ambienti che non arriviamo, a cui non arriviamo per ragioni d'età. L'altro anno feci notare come gli iscritti sotto i 30 anni erano veramente sulla punta di una dita, ma anche perché nel caso in cui si riuscisse a ottenere delle incursioni televisive, ormai quel tipo di generazioni non guarda più la televisione. La televisione, i Santoro, i Floris, sono guardati da una media di età che va tra i 58 e i 61 anni, per cui vuol dire che l'età vera è molto maggiore. Allora, se vogliamo parlare, visto che non abbiamo ancora trovato una chiave per veicolare sul web i nostri messaggi, beh, l'occasione è avere come protagonisti davvero persone che con quel mondo hanno, per ragioni semplicemente d'età, e questa volta bisogna riconoscergli, una capacità di dialogo. Allora, credo che se c'è un suggerimento, visto che il consiglio è richiesto, che posso dare, è di puntare su quei ragazzi e quelle ragazze che abbiamo sentito al congresso. Grazie Mario, aggiungo soltanto che magari un altro degli strumenti potrebbe essere guardare le web tv, in particolare i libri tv, che insomma dà sempre spazio alle voci radicali. Grazie. Viva Libera TV, viva Radio Radicale. Grazie a Maria Staderini. Grazie a te.